Salve amici e amiche mie, buona giornata a tutti. Oggi prepariamo insieme un dolce della tradizione di Padova, il dolce di Sant'Antonio, detto anche il dolce del santo. E non è altro che un guscio di pasta sfoglia con un ripieno di morbido impasto, soffice, profumato e buonissimo. Con un rotolo di pasta sfoglia andiamo a rivestire uno stampo da 22 centimetri. Quindi andiamo a srotolare piano piano. Con tutta la carta da forno lo mettiamo all'interno. Cerchiamo con delicatezza di chiudere, di sistemare bene la sfoglia fino in fondo, così. Questo è un rotolo di pasta sfoglia rettangolare, ma se non lo trovate potete anche utilizzare tranquillamente un rotondo. Una raccomandazione, seguite attentamente i passaggi per avere un ottimo risultato, mi raccomando. Sistemata la sfoglia, andiamo a mettere sul fondo alcuni cucchiai di marmellata. Marmellata di albicocche, mi raccomando. Aggiungo alla confettura l'uvetta bagnata e strizzata. La ricetta prevede le scorzette di arancia candite che dovranno essere messe insieme all'uvetta sul fondo della torta. Io non le ho messe perché non le gradisco. Ed ora, preparato il fondo, lo mettiamo da parte e continuiamo la ricetta. Come secondo passaggio andiamo a preparare un impasto tipo pan di Spagna che dovrà poi essere messo nella tortiera. Quindi andrò a inserire nella planetaria le uova, lo zucchero, gli aromi e monterò il composto fino a farlo diventare bianco e spumoso. Ed ecco qui il nostro composto bello bianco e spumoso.
e triplicato di volume. Adesso setaccerò le polveri, quindi la farina con la fecola di patate, che unirò insieme a delle mandorle tostate e tritate finemente, quindi ridotte in polvere, e poi ancora al burro fuso. Un po' alla volta, senza, mi raccomando, con delicatezza, dal basso verso l'alto, andiamo a incorporare tutti questi ingredienti. Un po' alla volta uniamo la farina. Ed ora aggiungiamo la farina di mandorle, un po' alla volta. Che profumo! Comincio a unire un po' di burro a filo. Continuo a mescolare sempre dal basso verso l'alto. E adesso non ci resta che versare tutto il composto nella nostra tortiera. A questo punto non ci resta che coprire con i lembi della sfoglia. Come vedete, questi sono lembi, una sfoglia rettangolare, quindi ha delle, diciamo, degli angoli. Allora noi adagiamo dolcemente sull'impasto, mi raccomando, evitando che possa affondare. Quindi chiudiamo così, vedete? Ed ecco qua. Ed ora non ci resta che infornare. A dopo. La tortina è uscita dal forno, l'ho infornata a 160 gradi per 50 minuti. Forno ventilato. Se avete il forno statico, aumentate di 10 gradi la temperatura. Ed ora la facciamo raffreddare e poi la gustiamo. Amici carissimi, questa deliziosa ricetta è terminata e spero vi sia piaciuta e vi aspetto alla prossima ricetta. Un like al video, iscrivetevi al canale e se vi piace commentate.
e mi raccomando, attivate sempre la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, io vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca.